Buongiorno, buongiorno. Oggi abbiamo un occhio pecoro. Mamma mia, sentite? È proprio pecorizzato. Occhio pecora, gogo. L'unico verbo per depecorizzare. Ecco qua, lo schiso. Guarda come schisa anche la mattina. Super schisante. Si è bello depecorizzato e si può affrontare la giornata. No, vabbè, raga, basta. Sta pieno. Figa anche stamattina. Bionde, more. Un nubrocche lungo uscì, ma. Bello. Troppo bello. Sono proprio fortunato che c'è tutta sta figa sotto. Sta sempre pieno. Qua tutti e due, Rock Jerome arriva davanti, scodinzola con la coda uncino, lei gli va a odorare il pistolino, sente che puzza e se ne va, incredibile, se ne va, guardate come se ne va, te puzza il pistolino, mi sa, eh? Te puzza il pistolino. Sempre voluto fare il telecronista dei cani. Uno. Le chiavi dell'elicottero le hai lasciate? Le chiavi dell'elicottero? Eh? Le hai lasciate? Oh! Le chiavi del carro armato dove stanno? Che Le chiavi! Le c'è? Ma che chiave? chiavi del carro armato mi hai messo sopra di là, o dell'elicottero uguale? Ma che andiamo in guerra? Decidi tu. Dove l'hai Ma messo? proprio sciacquo di coglione! Dove andà? E affanculo! Oh, adesso sì che. Parto. No, anche una scoreggia no, però. Mi sembra esagerato, cioè, io buco. Buongiorno, buongiorno, facciamo un bel sound check. Se girassi la telecamera. Vai, rifò. Buongiorno, buongiorno, facciamo un bel sound check. Oh. Mamma mia. Apri gli occhi. Vieni via con me in questa giornata fantastica. Buongiorno, buongiorno. Un coccodrillo, dillo. Sulle mani. Sulle mani. Io vi amo. Mamma mia, oggi. Forza, ragazzi. Si va. Che cazzo vuole? Vuol mangiare un'altra volta? Me lo vino di Pasqua, mo è Pasqua, è Pasqua. E sono due, tu qui. Do, fa vedere. Tu qui, sono Fa due. vedere, Levati! compramelo vino. Annaggia, va, dirti su! Ma lo vino di Pasquino. Annaggia. E da chi là con sta capoccia? Guarda che oggi bisogna fare tante cose, eh. Oggi non da fa niente. Compramelo vino di Pasqua. Compramelo vino di Tirte, Pasqua. tirte là! Drilli, ultima settimana disponibile per acquistare dal mio store. Avrete ancora cartoline firmate da me, Nonno Faustino, maglia strapieno, felpa, tutto disponibile online. Solo per questa settimana poi verrà chiuso. Quindi fate swipe. Inoltre, per chi acquista per questa settimana sarà estratto. Domenica faremo una diretta, la diretta di Pasqua, e potrà parlare con noi. Fate swipe e partecipate a questo contest. Parla con Carletta e Nonno Faustino a Pasqua. Swipe up! Guarda, guarda, quanto è bello. Guarda. Questa è la lista della spesa di Nonna Maria. Perché che bisogna fare? Bisogna fare la torta, prenda anche La le torta di uova. Pasqua. Quindi domani faremo la torta di Pasqua e metà settimana la ricetta per tutti voi su YouTube. Quindi vi anticiperemo Pasqua stavolta perché l'altra volta l'abbiamo fatta dopo Pasqua. Quindi siamo molto contenti, È vero? vero, Ma che bella cotonata che te sei, sembri proprio Maria Donna. Guarda che lavoro. sì. Senti che bel batuffolo, No, va via! senti che bel batuffolo.
Bello, 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 pellicano, 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 pellicano. Vai via! Pellicano, pellicano. Vai via, bello. Ma ancora non è successo? Sì. Che il papa si va via! Eh? Stronzo, tu vai via! Vai via! Che è galera! Ma è quasi sulla bocca di tutti, eh. Dopo. Meglio, per te. Un ganafa. Via, andiamo, no! Vai! Guardate come scende. Vai. No, con le mani in tasca. Se cadi dopo che succede? Oh, oh no. No, con le mani in tasca. No, metterò dentro le gambe, le mani. Non mi convince più sto colore. Non mi convince più sto colore. Quale colore? Nella macchina. E beh, per quel vuol fare. No, no, niente, ma boh, non è che mi piace tanto. Là. Le candelette. Così? Così si scala. Ah! Oh, da tanti denti il vetro. Così si scala. Scendi da sta macchina. Scendi, che guida me. C'è il camion dietro, mica da entrare. Testa di cazzo! Porca no. Ah! Oh! Ma che ho fatto? Ah, come che ho fatto? Boh. Mi consumo tutte le gomme, testa di cazzo, stronzo, stronzo atomico. No. Ah, qui ci si parte, qua c'è la macchina da co***a. Ma ho sentito il feeling buono. Ma metti tu è da più piano e pure la macchina mia è da guida. Ho sentito un feeling ma buono. Ma è da che a fanculo, qui ci si parte. Ma ho sentito questo feeling. Sgommate, qua c'è la macchina da c***a. No. A piscià? Pausa pipì, bisogna fa. Che bello, io quanto mi diverto, raga. Io mi diverto più di voi, ve lo giuro. A posto? A posto? A posto. Possiamo continuare il giro? Possiamo continuare? Beh. No, anche perché è scroccato già il pellet e la legna. Adesso tocca andare a comprare la torta al formaggio, capito? Ma che fai? Sei matto? Mi è sfuggito un attimo la sfrizionata. Oh, tu don't didn't, sa! Oh! Va avanti, va! Dove? Più avanti! Dai tutto sotto! Eh? Tutto sotto! Sotto a che? Gira! A sinistra! Dove? Do! Arrodi! Oh! Guai la ma lo cazzo me! Oh! Come ora fa? E la fa passare la gente! Oh! Dove anda? Ma ti vede come stai tutto? Do! Gira il contento! Do! Monete che ci abbiamo vecchie, che so queste 100 lire del 78. Questi? Quelle non ne so. I famosi 50 grammi di pasta. Forse sono 52, eh? Quanti so? Quanti so? Non lo so. Quanti so? Vattene! Ti piace o no? Tu hai che faccio di sbagliato in bianco? No, ma sì, no. Questo si fa male, vedrai. Non incanta invece in bianco, invece. Ma sono male. Non gli va bene niente. Gli va bene. No, Lia dice che fa una cosa e pure fa un'altra. Non va bene manco questo, Cioè, lo disorienta. No, lui pensa di mangiare una cosa, poi tu ne fai un'altra, cioè tu lo mandi veramente, sbarella un po' dopo, è normale, se tu gli dici una cosa devi fare quella, cioè non è, va bene, per le prossime volte però dai, Coccodrilli, per riandare a vedere tutte le storie di sabato fate swipe e andate sul mio canale YouTube, fate swipe up,
Swipe up. Ma quanto da gusto di swipe up. Vai. Hai capito? Chiappalo Rock. Chiappalo. Chiappalo. Tu sei un figlio della mignola. Chiappalo. 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 Prima di tutto, levami questi musicali, eh? Perché? Con sto capoccio col merletto. Perché? Perché sì, che li vuoi vedere? No, ma è belli. Ma qua è belli, qua è belli. Li devo volli, ma adesso te li comando. Ma perché? Ah. Lasciali là, o no? Levali! Ma sono belli, da retta! Ma qua è belli, qua è belli. Guarda quanto è bellini, ma questi oh. Guardano stupidi come te. No, tutti stupidi. Lasciamoli, è belli. No, non le voglio dire. No, ora quanto è bellino, guarda. Ma dai, che c'è il giorno radio, mi piace lì. Quanto è bellina Lisa Simpson, dai, dai. Mannaggia la crocchetta. Quale? Saluta Ignazio. Ciao Ignazio. No, è meglio. Ciao Ignazio. Più convinto. Ciao Ignazio. Meglio no. Ma vaffanculo, tu e lui. No, grande Ignazio. Oh, posizione classica per farsi i cazzi degli altri, bravo. Eh? Ma va bene così? Sì, sì. Oh. Sì. Sì o no? Va bene così. Tutti i cazzi degli altri. Degli altri. A sottopalla come siamo messi? Ma levati di coglione. Come siamo messi a sottopalla? Ah, che seppia. Ho capito, ma uno deve controllare il sottopalla, la pressione, tutto. Fa senti un po'. Fa senti. Che bel posto. La rocca e tra tutti questi olivi spunta la basilica. Questa è l'Umbria, ragazzi, eh? Cuore verde d'Italia. Oh, lo stronzo mi ha staccato. Non sono stato io. No, è stato un cazzo. Testa di cazzo, stronzo, stronzo sette volte, ma stronzo sette volte. Ma che fa? Va bene, ma stai invariando. Mo lascio via. Stiamo preparando la figa. Stiamo preparando per domani per le torte di Pasqua e penso mercoledì e giovedì avrete il video completo della ricetta. Da che ti sei vestito da evidenziatore? Sembri uno stabilo boss. Eh? Lo stabilo boss, incredibile, nuova moda. Mi servirebbe anche la mia una tutina così. La Teletubbies. O no? Vai. Chiappelo, eh. Nel di là, eh. Chiappelo. Proveci. Oh. Va via! Va via! Chiappelo, dai. Dov'è, dov'è? Va via, più il bastone. Vediamo se il chiappe. Va via! Vediamo se il chiappo. No, non chiappo niente. Provaci uno. Non mi frega niente. Vai. Smettila. Scemo, 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 scemo. To, to. Ne di là che non la chiappo, dai. Mi scanso, ci m'è pulito. Vino bello, ecco. No. Vai, vicino. Ma non la c'è, lascialo via, potete. Al mio nonnino gli voglio bene. Ma beh, sì, nonnino, basta. Però, non si può di niente. Ma nonnino, sai niente. Ma no, mi stai a rompi. Se dice nonnino, no, non è contento. Allora, almeno. Ma che t'ha detto? Ma fatto, c'è battuto, a me mi rompe di coglione. Io, ma le no, no, le minacce no. Le minacce no, eh. Stai a mangiare la salsiccia. Oh, rieccolo. Che stai a mangiare? Un pan di coglione. Come mangi la salsiccia a fine pasto? Sì, mangi coglione. Ti piacciono da te? Da me no. Da me sì. Come mangi la salsiccia? E mangi la salsiccia. Com'è? La salsiccia sarà anche buona, è un bel po'.
Ma senti sta la fica quant'era buona. Ma si è pronunciato il vate ancora. Mosè! Ma contento! Ignazio è quel che sia il grande fratello! Che sta con la sorella di Belè. Chi è Ignazio? Quello è il figlio di Ignazio. Quello è Ignazio! Il padre si chiamava Francesco Mosè. Si chiama? Si chiama. No, riesce se ci saluta un po'. Ma come mai dormi? Tu stai guardando! Guarda da lì! E io guardo quel che non pare, tu guarda da lì! Stivi a dormire? Ebbene, sì, anche dormo, qua! Do fastidio, no? Allora! Andiamo sul lettino insieme, ma dai! Ma vaffanculo! Ah! Andiamo sul lettino. Da cazzo sul lettino. Andiamo sul lettino. Sì. Andiamo sul lettino insieme. No, stiamo tanto. Che me le rompi i coglioni. Stiamo sul lettino. Mannaggia il bambino. Oh. No, no. Ah. Lui parte subito, Va via. Io volevo fare un pennello. Sì, da cazzo. Che sboccacciato. Bah. Anche questa giornata è giunta al termine. Io vi ringrazio ancora per i splendidi messaggi, ragazzi, vorrei rispondere a tutti, ma non ce la faccio per ovvi motivi, però mi piacciono tantissimo anche quei messaggi dove mi scrivete che faccio rivivere quei momenti con i nonni, è proprio vero, bisogna tenerseli stretti e godersi questi momenti il più possibile. E poi anche divertirsi, perché ragazzi, bisogna divertirci, cioè non è che uno... In un periodo come questo, raga, cercate di trovare sempre qualcosa di... qualcosa di bello, qualcosa di... Io voglio usare positivo, sì, qualcosa di positivo, anche se è quello che è, ognuno poi ha mille problemi, però guardare sempre un pochino il bicchiere mezzo pieno, perché aiuta tanto, ragazzi, ve lo posso dire. Anch'io, a volte ho i miei problemi, le mie cose, però... cerco sempre di affrontarli come se non fossero dei problemi. E... boh, non so se ci avete capito, però vi vorrei trasmettere questo, sta carica. Anche la mattina, dai, a 2000, non ci pensate, perché se uno se dà da fa, sicuramente i risultati si ottengono. Datemi retta. Anch'io delle volte non dico cazzo, ma poi invece di essere carico, sempre bello tosto, sempre bello tosto. Tipo vorrei entrare dentro i vostri telefoni per provare a scuotervi, a convincervi, ma non lo posso fare ancora, non l'hanno inventata sta cosa, quindi vi do una semplice buonanotte, ci vediamo domani.